Benvenuti alla quarta puntata di Giro di Boa. Siamo qui con due ospiti, due eccellenze messinesi della provincia che abbiamo l'onore di avere qua con noi. Siamo con Simona Cascio, che è una campionessa di basket della nazionale di basket sordi, e veramente ci ha riempito il cuore perché avete vinto in Europa, siete state bravissime, complimenti. E siamo con Laura Paradiso, che è una modella che ha fatto di recente un calendario curvi e che ci parlerà anche di questa sua esperienza molto interessante, le origini di Taormina, Sì. giusto? Allora, parliamo prima con Cascio. Tu hai lanciato un bellissimo messaggio: grazie allo sport abbiamo la possibilità di migliorare la nostra vita. Come la possiamo migliorare? Intanto lo sport aiuta dal punto di vista fisico, nel senso che aiuta a mantenere in forma. E poi per quanto riguarda il sport tipo di squadra, come il basket, aiuta a relazionarsi con le persone, aiuta a fare nuove amicizie e quindi aiuta appunto a fare amicizie in maniera molto più facile e superare e capire che i problemi, superandoli in squadra, vengono superati molto più facilmente piuttosto che stare da soli. E tu hai capito anche che non ci sono limiti, i limiti sono più nella nostra testa, Sì. giusto? Cioè, infatti, noi chiunque anche ha dei limiti deve cercare di superarli perché siamo noi stessi che ce li poniamo. È giusto perché, tra l'altro, il fatto che io ho un problema di sordità non mi ha limitato nella vita. Infatti, mi tolgo ogni piacere della vita senza pensare, ah, ma forse non posso, qualcuno non vuole cosa. Se io voglio fare una determinata cosa, prendo la faccia senza nessun problema di intrippo mentale, ecco. Certo, complimenti ancora. E tu sei una modella, anche tu diciamo da piccola avevi un po' di problemi, insomma, soprattutto mentali anche tuoi, perché eri un po' più robustella, però quindi pensavi che magari vedendo i modelli tipici, diciamo, che vediamo anche in televisione, nelle passerelle, di non poter fare questo mestiere. Poi invece hai cambiato idea. Cosa è successo? Allora, è successo che diciamo che io non sono sempre stata così. Io 10 anni fa ero una XXS, quindi diciamo che Ancora più robusta, poi, diciamo. no, ancora più magra, Più magra, più magra. XXS Ah, sì. XS. Poi ho fatto una trasformazione durante l'adolescenza che sono arrivata a una XL. Diciamo che il mio intrippo mentale era proprio il fatto che non ho capito di aver preso tutti questi chili, e le persone mi guardavano in modo un po' cioè, che si sono meravigliati di questa Certo. mia cosa. Da piccola io ho sempre desiderato, mi affascinava tanto il mondo della moda. E quando ho cominciato a realizzare il fatto dei chili in più, ci ho pensato un po', il fatto che sui social il mondo ti impone tutti Cambiare i quei, modelli, diciamo. esatto, quei, esattamente quei stereotipi che tu, se non sei taglia 38, non puoi sfilare, non puoi posare, sei poi soprattutto qua in Sicilia una cicciona, non puoi, cioè sei guardato un po' così, anche già il solo fatto quando ti vesti, i modelli già un pochettino più così. Cioè ti portano a coprire, non magari a mostrare quello che hai. E quindi diciamo, E tiene un po' di dare in te stessa, diciamo. sono stati periodi molto brutti, tanti specchi rotti a casa, e poi qualcosa è cambiata, diciamo in meglio. E quindi la cosa Ora poi ci mi... racconterai quando è cambiato e come, no? Ok. Ecco, invece tu da piccola hai avuto questa passione per il basket, già da piccolina, quindi all'età di 4 anni mi sembra che avevi già questa passione. La tua famiglia ti ha appoggiato oppure ti ha un pochettino detto di limitarti, di non fare questo tipo di sport o ti è stata vicina? No, assolutamente no, anzi mi hanno invogliato perché ho iniziato a fare basket seguendo mio fratello che è più grande di me di 4 anni e poi lui nel corso degli anni si è dedicato alla pallavolo, io invece sono rimasta fedele al basket. No, devo dire che i miei genitori mi hanno subito appoggiato, anzi mi hanno invogliato proprio perché pensavano che la sordità potesse essere, come dire,
un problema, un sintomo di chiusura anche caratteriale. E il mio lo sport ha aiutato proprio tanto perché mi ha portato ad aprirmi, a confrontarmi con gli altri, a fare dei confronti. E dal punto di vista sportivo, dal punto di vista caratteriale, e imparare dai sbagli, dagli errori, come trasformare questi errori in virtù. E quindi devo dire che mi hanno sempre appoggiato, sono sempre stati i miei primi tifosi. E tant'è che agli ultimi europei mi sono fatti 7 ore a messa di macchina per Cioè, arrivare diciamo, dove avete alla Pascale. giocato e con chi avete vinto la finale? Abbiamo giocato gli europei, si sono volti a Pescara, abbiamo vinto in finale contro la Russia di 2 punti. E devo dire che la gestione logistica dalla Sicilia all'Abruzzo non è stata semplice. E quindi mio fratello ha dovuto guidare 7 ore in Certo. macchina per arrivare. Sono arrivati giusto in tempo per vedere la semifinale contro la Turchia. Quindi il fatto che quando possono mi seguono. Oppure quando sono andato a giocare in Turchia, a Istanbul, hanno approfittato di questo momento e hanno seguito me come tifosi, ma nel frattempo hanno fatto anche i turisti, Certo, perché Istanbul merita. certo, è chiaro. Comunque sono stati sempre vicino a te, non ti hanno mai lasciato sola, hanno anzi appoggiato questa tua passione. Sì, sempre appunto i primi tifosi. Mi hanno sempre incoraggiato, oppure magari, anzi, mia madre, devo dire, mi minacciava se magari tipo prendevo qualche brutto voto a scuola, mi minacciava di non mandarmi a basket, proprio perché sapeva che la mia passione era tanta, e Certo. quindi stava con questa minaccia, ricatto, di non mandarmi a basket per pretendere Tu ora sei anche ottenere. il capitano della Sì, nazionale, quindi, esatto. insomma, quindi è un ruolo importante che all'interno della squadra, perché quello del capitano è sempre un ruolo Sì, importante, diciamo. diciamo che è stato quanto fra virgolette pesante perché comunque siamo 12 ragazze che veniamo da tutta Italia e ognuna con una sua sordità, con il suo passato, con il suo percorso familiare, logopedico, diverso. C'è chi indossa gli impianti cocleari, c'è chi indossa le protesi come me o c'è chi invece preferisce non indossare nessun ausilio protesico e quindi è totalmente sorda anche usando la lingua dei segni. Io ho questi risultati dal punto di vista dialettale proprio perché tanti e tanti anni di logopedia mi hanno portato a questo Certo. risultato. Quindi fare il capitano è stata dura, abbastanza, perché giustamente venendo da tutta Italia, caratteri diversi e poi soprattutto, purtroppo, vederci poche volte l'anno perché non è facile organizzare i raduni. Perché Certo. siamo una squadra, una nazionale purtroppo che ci autofinanziamo a volte di tasca nostra purtroppo e a volte di grazie agli sponsor privati oppure magari ai patrocini del comune che ci ospitano nei vari comuni. Anche questo è già un appello, perché appunto agli sponsor, a chi ci segue o anche a chi vuole aiutare appunto la nazionale soldi, perché è una cosa molto importante, Sì. insomma, aiutarvi per le vostre Dal punto di vista trasferte. economico. Certo.